Mi ho chiesto per tre anni un incontro a Salvini. Ma io so che vi siete visti anche a Roma col gruppo parlamentare. Certo, no? E infatti gliel'ho rifacciato e ha detto che con me non parla, va bene? Allora se non vuoi parlare, cioè, avere incontro, io parlo sui giornali, vado sui giornali e vado sulle televisioni. Poi mi volete espellere, mi volete tenere. Ma io nessuno vuole espellere nessuno, è che una regola che era ferrea per te, la regola Tony, ferrea. Che era ferrea, dicendo quante, che le discussioni vanno fatte in quante assemblee ha fatto il segretario Stefani? Quante riunioni ha fatto il segretario Stefani? Le due anime della Lega è uno scontro che pare insanabile. L'istantanea negli studi di Focus racconta meglio di ogni altra analisi la tempesta dentro il carroccio traballante che in Veneto perde 500.000 di voti. Messo all'angolo da Fratelli d'Italia che intanto a Roma, in chiave governo, potrebbe riservare ministeri minori a Salvini e ai suoi, non certo l'agognato Viminale. La tensione non è mai arrivata così in alto. Tu cosa hai insegnato a me? E se hai un dirigente tu, ti che io, chiede che al io segretario sono più giovane, federale io sono più di avere un di te, colloquio. Sono più giovane di te, va bene. Tu cosa mi hai sempre detto quando ero presidente? Che le questioni vengono trattate sempre internamente. Certo. E tu eri il primo quante a dire che non bisognava convocato? Andare fuori quante sui volte giornali, mi avete convocato? Sui giornali, sui giornali. Quante volte e quante mi avete volte convocato? Hai sbagliato, ma non certo, hai sbagliato adesso. Io sbaglio sempre. Hai sbagliato da mesi, perché certo. Se era io cosa sto dire, sbagliato, sul ho sbagliato telefono, da... sì, ma il telefono ce l'hai anche tu e ce l'avete cioè, anche voi. Al telefono, ce l'avete anche voi il telefono. Hai telefonato per dire, voi non per avete dire il che telefono. C'era un problema. Io ti ho telefonato un sacco di volte. Il colonnello salviniano è l'ormai dissidente anima della Liga Veneta. Salvini è quel nutrito gruppo veneto, da Marcato a Bano, arrivando a Boron, solo per citare i più noti, che lo addita principale responsabile del crollo. Nelle ore in cui Umberto Bossi, fuori dal Parlamento dopo 35 anni, parla di necessità di ascoltare il Nord e Roberto Maroni affonda il coltello sostenendo che per la Lega è ora di un nuovo leader. Lo chiede anche la netta maggioranza delle oltre 4.000 telefonate arrivate in poco tempo per il sondaggio lanciato ieri sera da Ring. Mentre secondo i bookmaker internazionali, nel caso la Lega scelga di cambiare leader, avanti nei pronostici ci sarebbe Fedriga, in un testa a testa con Zaia, seguiti da Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti. Ma in attesa del vertice di queste ore da Via Bellerio, il capitano non sembra voler alzare bandiera bianca. E se nella riunione di ieri con i governatori leghisti Salvini ha promesso di coinvolgere i territori del Tornato a parlare di congressi, la rabbia resta. Nel mirino, quella che da Re ha definito la pattuglia acrobatica del segretario. In testa il commissario veneto Alberto Stefani, che sulla sua pagina Facebook all'indomani del voto chiedeva a tutti meno ciacole e più fatti. Quante assemblee ha fatto? Quante volte mi ha convocato? Mai. Ma c'è un direttivo? Mai. Tu sei componente del direttivo? No, io non sono componente, componente del gruppo parlamentare, come io sono componente del mio gruppo certo. parlamentare. Allora, insomma, io attraverso il mio gruppo parlamentare. Una riunione che ci insomma, sia stata ecco, una riunione convocata dal segretario non c'è tra mai stata. In Europa, vuol dire ecco, che non c'è dialogo all'interno del movimento. Per l'anima salviniana lo schiaffo delle elezioni è il risultato dell'aver scelto per responsabilità di restare al governo pagando lo scotto di non essere all'opposizione, come Fratelli d'Italia, che ha potuto liberamente correre nella vasta prateria del dissenso. Ma è una spiegazione non convincente, perché ora non chiede più i congressi, li esige. Questo è un problema che lo dirà il segretario federale, che non sono io. Però cioè, quello che vedo è che i congressi, che sono congressi, anche quelli o rinnovi, come vuoi chiamarli tu, sì, rinnovi, di sezione, sono in corso, li facevano tra di loro una volta. E sono preparatori prodromici, che cosa? Al congresso provinciale e a poi quello nazionale, per carità.